spesso ci chiediamo come fare per ottenere l'ISEE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente di ognuno di noi e che ci serve a volte per accedere a determinati benefici, bisogna in genere rivolgersi ad un CAF, però adesso c'è anche la possibilità di accedere ad un'app dell'INPS, l'INPS mobile, il quale ci consente attraverso lo SPID o attraverso la carta elettronica di poter accedere e poter ottenere immediatamente il nostro ISEE.